Sulle mani, bentornati! Salve alla gente di Gabby e benvenuti alle live del Gabbiano, che quando Gabby non riesce ad editarvi un video in tempo, beh, si fa una live tutti assieme. Oggi ci troviamo su Super Mario Maker, ovviamente, perché? Perché l'avete indovinato anche dal titolo, Super Mario va in prigione. Ebbene sì, ce l'ho mandato io con la mia mappa. Benvenuti, ditemi questa volta se sentite tutto bene, perché a volte sapete com'è, la mia voce è troppo bassa, cose così, ma ho controllato prima, dovrebbe essere tutto a posto. Ehi là, grazie mille Fire per la donazione. Spero si veda bene, ragazzi, perché vedo che mi segna giallo. Due secondi. Ragazzi, datemi proprio 5 secondi, eh. Pam, pam. Aspettiamo intanto che arrivino le persone. Allora, YouTube live. Due secondi, ragazzi, adesso iniziamo subito a giocare. Attivo la pagina. Devo ricrearla per vedere se funziona tutto. Ma quanto lento è Google, mamma mia. Per cambiarmi pagina, 2 ore. Mi piace il mio vestito che ho messo al personaggio. A me piace troppo Bowser Jr. Ok, va bene, dai. Togliamo un attimo la canzone che adesso controllo. Intanto ringrazio Fire e Dragon Berserker che si abbona addirittura. Grazie mille per l'abbonamento. Ehi, ben 2000 persone in live, record assoluto. Allora, dai, come ho detto, ho creato una nuova mappa. Intanto adesso vi rimetto il sound del gioco, se ogni tanto dovete spostarmi, perché uso, purtroppo è l'unico modo che riesco, cioè questo è l'unico modo con cui riesco a recare. Ah, ok, e facciamo una cosa, ragazzi, se riesco vi metto più vicini. No, cosa ho fatto? Dimmi che non ho fatto casino. Ok, dovrei aver sistemato. Comunque bella. Allora, giocheremo anche alcune vostre mappe oggi, ma prima volevo mostrarvi una mappa che ho fatto con tanto sudore, con tanto amore. Se per caso donate, tranquilli, verso fine live o anche durante, le leggo. Cioè, quindi se voi donate e non leggo subito, non preoccupatevi, di solito li recupero tutti i messaggi anche dopo. Vabbè, intanto ragazzi, dove cacchio si va? Gioco a Super Mario Maker ormai da 2 settimane, ma non mi ricordo niente. No, aspettate, mi hanno rimesso in classifica? Perché, ragazzi, guarda la medaglia! Punti autore! Mi hanno rimesso in classifica! Adesso non so, perché io una volta ero 50esimo al mondo su Mario Maker, qualche settimana fa. Ma mi hanno bannato, perché secondo me vi ho fatto giocare la mia mappa. Ve l'avevo già detto, no, mi sembra la scorsa live. Mi avevano bannato, adesso ci sono ancora o sono bannato? Aspetta, qua forse non ci sono più. Sarò sull'altra. Vabbè. Lasciamo stare, dai. Tanto chi se ne frega alla fine. Ok, vabbè, andiamo sui livelli pubblicati. E ragazzi, ho creato questa mappa Super Mario Goes to Prison. Fresca fresca questa mappa, creata al 31, pubblicata alle 14:49. Ok ragazzi, direi. Poi noto sempre che c'è un certo o una certa Real Betray che fa tutti i record delle mie mappe. Cioè, tutte le mie mappe, questa persona ci ha fatto il record. Cioè, io voglio stringerti la mano, perché intanto per aver giocato un casino le mie mappe, perché per fare il record ti immagino che ti sia allenato. Quindi, grazie di cuore, spero ti siano piaciute e mi fa piacere che ci metti dedication a completarle. Vabbè, dai, giochiamo, ragazzi. Vi mostro un po', vi spiego la storia di questa mappa, perché questa mappa ha una storia. E vi faccio anche un tutorial, così per quelli che non riescono a risolverla, potranno, insomma, provare a risolverla. Intanto sto guardando se è tutto a posto, ok. Grazie mille a tutti gli abbonati e a tutti quelli che hanno donato.
Tipo Infernal Killer 03. Se parlo a volte male è per colpa dell'apparecchio, devo ancora abituarmi a parlarci. Alessandro Caruso che dona 2 euro. Ciao Gabby. Ciao Alessandro. Perfetto, ragazzi. Mamma mia, quanti commenti già. Guardate che hanno disegnato il piccione. Non il piccione. Non il piccione, no. Allora, io ho scritto in questa mappa che non c'è un easter egg stavolta. Ma vi ho mentito. In realtà l'easter egg c'è. Allora, la storia, vedete, questi sono dei cani che guardiano una villa. Cioè, vedete, questo era il muro della villa. Noi siamo entrati nella villa. Questi sono i due cani da guardia. E ora dobbiamo praticamente andare avanti e scappare. Ok. Cosa avete disegnato? Porca vacca, mi distraggono i vostri disegni. È questo il problema. I vostri disegni, cioè 8 miliardi di disegni. Allora, comunque vedete, siamo entrati nella villa. Allora, andiamo. Cioè, sono un abbo nella mia stessa mappa. È incredibile. Allora, se continua così devo togliere i vostri commenti perché non capirò niente. Ok, allora Picasso qua abbiamo. Allora, ti odio, perfetto. Abbiamo anche gli hater che giocano, che bello. Allora, qua bisogna fare i salti bene. Ma non si può. Ok. Ok. E ora vedete, qua c'è un altro cane, ma ce ne sbattiamo. E qua c'è la casa. Noi siamo dei ladri in questa mappa. Mario, in tempi difficili bisogna fare cose difficili. Si è messo a rubare per mantenere Peach e la sua famiglia, insomma. Perché Peach voleva... Insomma, gli ha prosciugato prima la carta di credito. Poi non aveva più soldi nella carta di credito. E Mario, per comprargli le borsette di Prada, è andato a rubare nelle casette. Allora, dobbiamo andare qui sopra. Vi ricordo, questa mappa l'ha creata il vostro Gabby. Allora, qua è un salto un po' storto, bisogna farlo così. E dopo questo salto, vedete che ci sono delle specie di ganci. Ora io prenderò la rincorsa e prenderò il... per un pelo pensavo che sarei morto male. Allora qua dovete fare destra e sinistra, dondolarvi fino a che non vi giri la testa. L'ultra vanilla, ragazzi, c'è scritto anche in descrizione. L'ultra, la vanilla normale, la Gabby Vanilla, esce domani perché oggi non ho fatto tempo ad editarla. Mi spiace, ragazzi, ci ho provato, ma meglio fare uscire un video bello che uno tagliato male per fare in fretta. Quindi mi prendo un po' di più editing. Allora andiamo qua sopra. E ora qua bisogna fare un super mega salto. Wow! E ora guardate qua, ho creato l'auto della polizia! Con tanto di poliziotto che ti tira martelli addosso. Allora, la P sta per polizia, ovviamente. Il blocco P. Dove è andato? È andato di sotto, perfetto. Allora, adesso possiamo prendere qua. E ora, ragazzi, si entra. Ci hanno buttato dentro, purtroppo. Aiuto! Devo scappare! Mi hanno preso in camion, mi hanno preso in custodia e mi hanno deportato in Messico! No! E ora siamo in prigione! Ecco qua, ragazzi, come facciamo? Bisogna capire come uscire dalla prigione, ovviamente. Siamo chiusi qui dentro. E allora come si fa? Bisogna trovare 3 chiavi per uscire. Sono tutte nascoste. Avete già trovato la prima? Io sì! Beh, ovviamente ho creato io la mappa, quindi dobbiamo andare qua e prendere la prima chiave che si trova qui sopra. Poi il super fungo e poi quando siamo Hulk! Hulk Mario! Hulk Mario! Hulk Mario distrugge. Distruggiamo l'ultimo fetuso lì sopra. Questo, non so se l'avevate capito, ma è una sedia con un tavolo. Cioè, che maestria. Comunque, ora che siamo Super Mario, possiamo finalmente spaccare qui sotto ed andare avanti. Ok, ora possiamo andare qui sopra. E ora stiamo attenti perché ci sono le guardie. E come nasconderci dalle guardie? Così. Dobbiamo fare attenzione. Questa tecnica l'ho imparata da una mappa, l'ho copiata, diciamo, da una mappa di Metal Gear Solid, questa cosa di nascondersi, perché mi è piaciuta e l'ho voluta mettere in prigione. Quindi ora siamo nascosti, nessuno sa dove siamo. Ora gli farò un attacco stealth, guardate l'attacco stealth. Param! E sta per morire. Innanzitutto ne approfitto anche per leggere qualche altro vostro commento. Nugget! Ovviamente... Brian Lab che dona 2 euro. Ciao Gabby, ti adoro, anch'io faccio lo youtuber. Complimenti Brian, buona fortuna con il tuo canale. Ok, ragazzi, poi leggo anche le altre. Va bene. Mai distrarsi? Ogni errore è fatale? Allora, ragazzi, qua abbiamo per fortuna preso il checkpoint. Non dobbiamo rifare le cose. Io odio tanto gli spikes, ma è per quello perché li metto nella mia mappa, per farli odiare anche a voi. Allora, riproviamo. Ok, così. Qua il salto è un po'... è un po' difficile fare sto salto. Ok. Badam! Ora dai, ragazzi, ve la gioco pro gamer. Adesso ve la gioco pro gamer questa mappa.
Ovviamente dovrei, A parte che posso far così, andiamo avanti. Colpiamo il secondo Fetuse e scappiamo, ragazzi. Scappiamo, andiamo qui sopra. Ok, stiamo molto attenti. Qua dobbiamo far scoppiare una bomba. Ok, aspettiamo e stiamo attenti alle guardie. Ok. Benissimo, qua ci sono delle bombe che usciranno e dovete usarle. Usate sempre le bombe. Le bombe sono una bomba. Ok, andiamo qua. Andiamo qua, perfetto. Ora, ragazzi, dobbiamo far esplodere questo muro. Benissimo. Ora vedete che là sopra c'è una chiave. Anche quella dobbiamo prendere. Come fare per prenderla? Ci sono due modi. O un salto strano, oppure attirare una talpa da questo tubo. Signora talpa, signora talpa, venga, che dobbiamo dimostrare agli iscritti. Non ce l'ho fatta. Vabbè, allora farò l'altra tecnica. Potete fare anche così, se la talpa non va. Ok, ora abbiamo due chiavi, ce ne manca solo una. Qua dobbiamo stare attenti. E ora qua alcuni di voi, i più impressionabili, avranno detto: oh mamma mia, ma cos'è sta roba? Non riuscirò mai a superarla. Tranquilli, ci vuole un occhio lesto per superare questo punto funesto. Allora dobbiamo far così e perfetto. Ragazzi, andiamo avanti, stiamo attenti. Ora, vedete il casino che c'è qui sotto? Mamma mia, noi dovremmo andare proprio lì in mezzo, perché vedete, in basso c'è sia la chiave che la stella che dobbiamo prendere per sopravvivere. Ok, ci provo, ragazzi, io ci provo a sopravvivere, ok? Io non so come tu, Betray, quella che ha fatto il record, è riuscito... non so se sei maschio o femmina ogni volta, quindi ti parlerò in maschile. Sei riuscito a completarla in un minuto, cavolo, cioè una bestia. Ora, ragazzi, andiamo qui sotto e stiamo molto attenti. Allora, non aprite questo punto, perché qua dentro ci sono delle bombe. Ci serviranno poi. A volte si uccideranno anche tra di loro i mostri dentro la gabbia. È praticamente una gabbia di matti. Non entrateci per adesso. Sono scemo, non pensavo che il Goomba si dividesse in due. Volevo ucciderlo per toglierlo, ma mi ero completamente dimenticato che si rompesse in due. Ma porca vacca, vabbè, ragazzi, la lasciamo. Che scatole! Ma vaffancluoro. Ma vaffanculo. Ero così felice, ero sicuro di farcela. E mi ha ucciso un inutile Goomba. Vabbè, ragazzi, rush, speedrun, speedrun, speedrun. Ok. Qua si potrebbe speedrunnare così, saltandogli in testa. Va bene. Mannaggia. Ok. Facciamo in fretta ora. Facciamo in fretta. Fretta furia del West. Poi giocherò anche le vostre mappe. Don't worry, qualche vostra mappa la faremo. Basta che non siano troppo troll. Ok. Ok, stiamo attenti là. Abbiamo fatto. Aiuto i vostri messaggi in mezzo. Ok, qua possiamo tranquillamente saltare. Ok, ora di nuovo attenti qua. Il timing in timing. Pam pam pam. Pam 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 pam. Ci siamo. L'abbiamo vista brutta. L'abbiamo vista brutta. L'abbiamo vista brutta. Ora possiamo correre. Perfetto, no? Bene. Ora prendiamo il super fungo. Questa volta freghiamocene. Super fungo, Super Mario, Super Hulk. Andiamo avanti. No! Che casino! Ho la stella! Morite tutti! E sono anche dentro lo stivaletto! Crepate! Oh sì, oh, che casino abbiamo combinato. Benissimo, da qui in poi è abbastanza semplice. Se avete fatto tutto ciò, la mappa dovrebbe essere un po' più semplice. Ok, dobbiamo uccidere la bomba. Santo cielo, poi fatemi sapere se la mappa vi piace, vi gusta. Cosa avreste cambiato. Allora, devo smontare. Non ci credo, è esploso, perfetto. Ah, perché l'ho spaccato io, ok. Se facciamo il timing giusto, vedete, possiamo fargli saltare con i blocchi. Ora ne manca solo uno, quindi... Aspettate, ragazzi, qua è complicato, qua è complicato. Devo portare via il tacco d'Italia qua, un secondo. Perché dobbiamo fare le cose fatte bene. Altrimenti rischiamo. Dobbiamo buttarci al momento giusto. Oh cacchio. Oh cacchio. Oh cacchio. Non ci credo! Però io avevo... Ah, perché l'ho chiuso io, sono scemo. Perché chiudendolo non puoi tornare indietro. Mi ero dimenticato sta cosa. Dai. Vabbè, dai, ragazzi, a questo punto, siccome non voglio farvi vedere tutta questa roba e ogni volta dobbiamo rifare,
non voglio annoiarvi troppo. Siccome io posso, voi non potete, ma io posso, andiamo nell'editor, così ci risparmiamo un po' di fatica. Cioè, potevo farlo prima, mannaggia me, di andare nell'editor. Allora, devo tornare al menu, crea un livello, immagino. Dovrei avercelo su crea un livello. Ok, perfetto. Così possiamo tornare direttamente a quel punto e vi mostro. Ok, quindi non dobbiamo... Oh, perfetto. Così avete anche la prova che l'ho fatta io e non mio fratello. A parte che potrebbe farla anche mio fratello, ma va bene. Prossimo video di Kindergarten dovrebbe uscire domani sera. Domani dovrebbero uscire due video, sia la vanilla che Kindergarten, se tutto va bene. Ci provo, eh. Non prometto niente, ma ci provo. Ok, qua di nuovo il casino. Bam 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 bam. Qua ci sta che... No, 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 no. Ok, perfetto. Perfetto, 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 perfetto. Da una parte la stella sarebbe anche meglio prenderla dopo, ora che ci penso, eh. In un certo senso. Anzi, quel blocco non lo rompo. Così possiamo risalire, avete visto? Possiamo anche far così. Ok, ora, perfetto. Abbiamo fatto tutto. Ora, volendo, possiamo andare lì sotto. Ah no, perché mi mancano le tre chiavi. Vabbè, facciamo finta che le abbiamo prese, perché normalmente fino a qui le avremmo. Quindi voi vi trovate con tre chiavi e ora, se avevate la stella sarebbe un po' più semplice. Vedete, qua è un po' un casino senza stella. Il trucco sarebbe prendere la stella alla fine, quando avete già distrutto i due muri, così passate qua molto più easy. Cioè è fattibile, quando l'ho fatto senza stella, però è più complicato. Una volta preso tutto, prendete la porta e vi trovate qui sopra e siete praticamente liberi. Siete qui fuori e potete prendere intanto un checkpoint. E qua c'è anche un fungo per sicurezza. E normalmente potrete andare qua a saltare. E avete finito! La mappa è vinta. Vi portate a casa, siete scappati di prigione. Mario is free! And Luigi! Where is Luigi? Luigi si può scegliere. A parte che io non ho mai cambiato personaggio, credo, in live. Oppure sì, oppure no. Sulle opzioni possiamo essere Todd. Io provo Luigi. Luigi mi sta più simpatico, sinceramente. Team Luigi! Team Luigi qua. Anche Todd. C'è una leggenda metropolitana che dicono che se tu usi Todd i livelli diventano più facili. Io non ci credo. Comunque, vediamo un po'. Ah. Grazie mille Francesco Amir. Ciao Gabby, sei figo e sono uno youtuber. 2,29€. Grandissimo. Francesco, buona fortuna con il tuo canale, eh? Mi raccomando. Continua ad uppare spesso, che cresce poi il canale se uppi spesso. È un po' quella la ricetta, essere costanti, secondo me. Perché c'è roba tutta nera? Io vedo. Dov'è la roba nera? Ah, voi vedete... Perché è nero il tubo? Perché queste robe sono nere, è vero? Perché sono nere? Da me è verde! No, non ci credo! C'è il green screen! Le robe verdi sono diventate... Non ci credo! Aspetta! Ho attivato per sbaglio il green screen su... No, vabbè, aspetta, non ci credo. No, non c'è un... Aspetta, 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 aspetta. Window capture. No, vabbè! Avevo la chiave cromatica attiva! Grazie! Non ci credo, avevo il green screen attivo perché di solito quella scena la usavo per la webcam quando avevo il green screen e mi sono dimenticato il filtro attivo e quindi tutti gli oggetti verdi erano, vabbè, cioè Luigi nero avevamo. Ok, no, perché sono tornato indietro, l'emozione. Vabbè, fail della vita. Ok, comunque io ho detto non c'è un easter egg, in realtà in questa mappa c'è un easter egg. Mamma mia, Monelli, Monelli, siete dei miscredenti. Io ho scritto che non c'era un easter egg, ma sapete che io mento. Io in realtà l'easter egg ce l'ho messo e come? E ora vi mostro. Allora, se voi invece di andare golosi golosi verso la fine, andate qui sotto, c'è un'altra auto della polizia. C'è anche un Bowser Jr. infamissimo. Per quello vi ho messo anche il fungo, perché Bowser Jr. è troppo infame. Sicuramente perdi una vita quando c'è quell'infame di turno. Quindi bisogna fare le cose fatte bene. Quindi bisogna far così, così, qua così, qua così, qua saltare, qua dobbiamo andare per di qua. E andate nella caverna di Nugget, la caverna di Nugget. Ok, ora ci siamo dentro, dovete prendere il super mega fungo qui, ok, è tutto, fa tutto parte dell'easter egg. Ora siete super mega Mario, ma non lo sarete per molto,
Ok, porca vacca, oh. Di solito non si incastrava così. Di solito, questo non è secondo i piani, ragazzi. Facciamo finta che ce l'ho fatta. Deve essere difficile. Complimenti a quelli che stanno giocando anche la mappa in questo momento, magari dalla live. Grazie di cuore, ragazzi, Steve e tutto il resto. Ok, ora sta andando, ragazzi. Ora, niente, dovrebbe cadere uno dal cielo, se non erro adesso. Quindi dovremmo perdere... Eccolo, è caduto. Quindi ora possiamo uscire dalla caverna. Una volta usciti dalla caverna, c'è un'altra auto della polizia. Ma non credo che ci serve. Oppure sì. Ah sì, ci serve l'auto della polizia. Perché dobbiamo premere un altro blocco. E qua arriva il momento speedrunner. Dovete velocissimamente aprire questo blocco. E poi prendere subito questo. E andare velocissimamente qui sotto, ragazzi. Dobbiamo stare molto attenti. Qua si perderà vita. Porca vacca! Cioè, dovete essere una velocità incredibile. Io qua sono stato lento perché avevo paura di perdere vita. E niente, sapete cosa? Siccome non ho voglia di star qua a fare la mia stessa mappa, che ho già dovuto giocare una volta senza checkpoint, perché per pubblicare la tua mappa devi giocarla una volta senza checkpoint. Quindi ho il diritto di truccare la mia mappa. Una volta arrivati in tutta fretta potete entrare in questa porta e vi troverete qui. E guardate qua dove siete, ragazzi. Silenzio, P-block. Ok, ecco, una volta dentro qua. Sentite la musichetta strana. Sentite la musichetta che è tipo un po' più creepy. Praticamente vedete tutto glitchato. Avete capito cos'è? Questa è l'aria, come c'è scritto con le monete. Ditelo voi, ragazzi. Scrivetelo tutti nei commenti. Cosa c'è scritto qua? Ragazzi, cosa c'è scritto? Cosa simboleggia questo? Ragazzi, l'easter egg del secolo, il meme d'Italia, il meme del secolo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ecco cosa ci nascondeva la prigione, ecco cosa ci nascondevano i poliziotti. Ditelo voi, ragazzi, ditecelo voi. Nugget! No, non nascondono Nugget. Vediamo, io voglio vedere i vostri commenti, io voglio vedere... Cioè, voi che lo dite, io lo voglio sentire... bravo! Bravo Rainbow Boy! Bravo! Ragazzi, a settembre vi aspetto tutti a Las Vegas! Tutti assieme andremo all'area 51! Se corriamo come Naruto, potremmo evitare i proiettili! Fatelo anche su Rainbow Six, funziona anche lì. Fatelo anche su Fortnite. Su Fortnite, se vi stanno per uccidere, Naruto Run! E avete vinto, battete ninja. Bene! Comunque questo era l'easter egg dell'area 51 che ho voluto mettere, dato che è molto famosa ultimamente. E poi è finita, signori. Vi è piaciuta? Lasciate un like se vi è piaciuta. E lasciate anche un like se non vi è piaciuta. Benissimo. No dai, mi sono veramente divertito a crearla. Ci ho messo tipo un giorno a farla. Non è quelle mappe, quelle proprio, quelle incredibili che vedi top mondo. Però sono soddisfatto, secondo me forse è la mia più bella mappa che ho fatto. Sono indeciso tra questa e tra quella di 3D World. Quindi, non so, ragazzi, fatemi sapere secondo voi qual è la più bella, magari in un commento qui sotto. Bene, bene, bene. Ok, ora direi che possiamo tornare. Ancora che spammate Area 51, bravi, vi ho educati bene. Usciamo, schermo del titolo. Ciao Fernando Romano, grazie per l'abbonamento. Hello my bro. Ok, ragazzi, avete qualche livello da darmi? Magari provate a scriverlo. La vanilla domani, signori. La vanilla domani non ho fatto tempo ad editarla. Quindi domani mattina, domani pomeriggio, massimo dovrebbe uscire. L'ho già registrata. Livelli dal mondo. Devo metterli qua, vero? Sì. Allora, ID. Ragazzi, avete qualche mappa da darmi? Avete qualche ID? Qualche mappa carina? Bella ro... Stai usando tutte le emoji, Fernando, eh? Abbonatevi anche voi se volete le emoji di Fernando. Emoji speciali che adesso amplieremo anche... La gamma, perché adesso queste qua sono di un po' di tempo fa, ma voglio aggiungerne altre.
Voglio aggiungere robe per gli abbonati, per premiarvi. Appena posso, ragazzi, ho appena traslocato, devo un attimo calmarmi. Allora, vediamo se riusciamo a prenderci qualche livello. Avete qualche mappa? Ragazzi, sono in attesa di una bella mappa da parte vostra, se ne ho tranquilli, ce ne ho alcune anch'io da mostrarvi. Kindergarten, ragazzi, lo vedremo domani in video, tranquilli. Ok, ragazzi, ne ho una, mi sembra. Quindi vediamo se riusciamo a mettere questa. Grazie mille Gioele Di Giovanni, SJ5. Sicuramente sarà una mappa troll, vero? Vero, Gioele, non farmi questo, Gioele. Dammi speranza nel mondo, Gioele. A parte che l'ho già vista sta mappa, aspetta, non era la mia mappa questa? Mi pareva dal codice uguale alla mia mappa. Non mi dite che mi trollate, avete messo la mia... Avete messo la mia mappa! Non ho stato trollato, Gioele! Gioele, adesso devi lasciare un like al video, Gioele, perché mi hai trollato. È la punizione. Scusate, mi sto cercando altre mappe. Vediamo se qualcuno ha dato un ID. Di solito lo spam di ID. Benvenuto, Natsu Dragneel, che dovrebbe anche essere un personaggio, forse di un anime, credo. Scusa se l'ho pronunciato male, ma benvenuto, Natsu. Ok, ne ho un'idea, vediamo questa volta. G 8. Beh, C. Non mi avete trollato ancora, spero. Questa non me la ricordo. Questa non me la ricordo, quindi in teoria è nuova. Impossible Run! No! Già un nome, una garanzia, però percentuale di successo già un po' alta. Davide SP. Ok, Davide, vediamo quanto impossible è. Speriamo non troppo impossible. Luigi! Oh! It's a me! Luigi! Come va? Ve la ricordate la puntata di Minecraft Hardcore dove facevo Luigi e Mario? Allora, vediamo. Cosa cacchio? Ah, ok, posso volare. Bene. Posso volare, posso tirar. Devo scegliere? Ok, per ora mi sembra fattibile. Sto uccidendo mostri. Luigi! Luigi! Lui. Ah, c'è quel mostro. Non l'ho mai visto, sapete, in una mappa questo mostro. È la prima. Porca vacca. Ah, raggiungi il traguardo senza subire danni. Ah, c'era il barbatrucco. Per questo. Ok, va bene. Ah, per quello è la... Allora, cosa... Allora, forse è meglio volare, ragazzi. Proviamo a volare. Secondo me è meglio volare. Così, vero? Ok. Possiamo scegliere, insomma, cosa preferiamo. Non so veramente... No, vabbè, ragazzi, è difficilissimo. Forse è meglio con l'altro. Cioè, volando è difficilissimo. Ricominciamo da capo. Ok, non sarà proprio semplice, ma credo ce la posso fare. Credo che questa mappa sia fattibile. Ok, datemi sto coso. Credo che sia meglio usare questo potere. Mi trovo meglio, sinceramente. Ok, eccolo là, eccolo là. Ok. Vai via, infame. Vai via, infame. Ok, andiamo avanti. No, 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 no. No, no, no. Ok. Dobbiamo correre. Oh, l'ho ucciso! Non ci credo, mi ha trollato. Perché gli sono saltato in testa e mi ha fatto fare un salto più in là. Però dopo non potevo neanche andare, mi sa. Perché era chiuso. No, ragazzi, aiuto. Ok, questa mappa sta cominciando già a farmi sudare freddo. Oh no. Davide. Davide, sei stato aggressive. Ok. Però è stata completata da un po' di persone. Posso uccidere sto sgorbio? Lo sgorbio sulla nube. Devi morire. Mamma mia, devi morire male. Devi morire male. Ok, allora ragazzi, corriamo. Nuovamente. Ok. No, dai, ma sei un infame. Vabbè,
No, volevo rimanere vivo per vedere cosa c'era dopo e per capirmi. Non importa se prendiamo danno per adesso, voglio capire la mappa prima, perché è inutile star là a stare tanto attenti a non prendere danno quando poi magari... Un'altra cosa... No, ragazzi, c'ho un'idea incredibile. C'ho un'idea incredibile. Se riusciamo a fare questa trollata, forse vinco la mappa. Forse questa cosa Davide non ci ha pensato. Porca vacca, vabbè, però voglio provarla comunque. Allora, andiamo per di qua. Mannaggia te. Ok, ragazzi, ok. Gli posso fregarla? Gli posso fregare la nuvola! Quindi se... il traguardo è attaccato. Ok, vabbè che c'era anche questo tizio. Ma se gli frego la nuvola, possiamo vincere easy. Ah, poi anche sparisce, porco schifo. Vabbè, ok, ok. Ok, vabbè, sto capendo, sto capendo. Bisogna capire le mappe prima, non è che si va easy peasy subito. Nei video puoi andare easy peasy, tagli, fai finta di essere un figo. In realtà hai provato 350.000 volte. A parte che gli posso saltare sopra qui. No, non credo. Ok, senti, vecchio mio, salta. Ok, 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 ragazzi, a posto. Ok, 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 ok. Via, via cagnacci, via cagnacci. Tu continua a tirarli. Ora devo trollarlo perché sicuramente lui mi segue. Quindi vieni per di qua. Io vado per di qua, io vado per di qua. E invece! Guarda, è più veloce di me. Ma vaffanculo. Sto vedendo qua. Qua è l'unico momento. Mamma mia, è difficilissimo. Perché lui ti va proprio in mezzo alle balle. Proprio in mezzo alle balle ti va. Questa cosa mi fa sclera. No, allora, la tecnica la riprovo ora. So come fare. Questa la vinciamo. Questo è il turno dove vinciamo, secondo me. Questo è il turno dove... Non azzardarti! Quattro occhi infame! Per te solo le lame. Ok, ragazzi, so cosa fare. So cosa fare. Ok, fai quello che devi fare. Fai quello che devi fare. Posso? So cosa devo fare, ragazzi. Ora lo frego io. Ora lo frego io, Goku Super Saiyan. Ora lo frego io. Dammi sto coso. Oh, wow, wow, wow. Ok, ok, ok. Ok, ragazzi, l'ho fregato. Ho fregato il sistema, Davide. Ho fregato il sistema. Oh. Ah! Sono scemo! No! Mai essere... Mai gioire prima di non aver vinto. Sono scemo. Sono sudato. È il caldo, è il caldo. Blame the caldo. È sempre colpa del caldo. Comunque avete capito la tattica. Così è facilissimo, eh. Così veramente... Anzi, possiamo già andare adesso. Non mi serve neanche rifare tutto il casino, secondo me. Quindi ridammi. Perfetto. Ok, ora, ragazzi, andiamo avanti. Santo cielo. No, 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 non di nuovo, non di nuovo. Vai, 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 vai. Ok. Ma sei scemo! Ti odio, ma fai schifo, sei un lurido. Si mette proprio in mezzo alle balle, inizia a tirarmi al nastro e mi incastro davanti a quel coso. Sono paonazzo. Uffa, perché? Perché? Porco schifo. Poi quando gioco off camera sono una bestia. Sto gioco, sono bravissimo. Gioco con voi e faccio schifo. Perché? 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 Mi fa sclerare. Mi fa sclerare. Na 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 na. Porca 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 porca. La tattica ce l'ho. Devo solo metterla in atto. Nel mio cervello è tutto così liscio. Funziona tutto. Poi non riesco a coordinare i movimenti. Mi ero dimenticato di voi fetusi. Morirete tutti male. Aspettate, ragazzi, che devo leggere. Faccio schifo. Faccio schifo. Ragazzi, primo try. Per quelli nuovi arrivati, abbiamo appena iniziato questa mappa difficilissima. Si chiamava Impossible. Ma secondo me è veramente facile. Come potete vedere, molto semplice. Sto giocando... Non ho mai visto una mappa così semplice. Guardate come capisco subito ciò che devo fare senza tanti problemi. Ok, quindi devi far così. Quindi, guarda, io ti prenderei adesso. Vieni qua, fetuso. Io devo far fuori la nuvola. Perché? Perché? Allora, senti. Perché? No, deve morire. Oh! Oh! Non ce la farò mai. Però vabbè, non importa. Ecco, guarda, guarda. Aereo più nuvola. Ok. Ragazzi. No, tra un po' mi scompare. No! Vabbè, si può fare. Si può fare. No! Non azzardarti! Non azzardarti!
Primo tentativo. Non siamo mai morti. Ho appena capito la mappa. Ragazzi, mi è bastata giocarla in un istante e l'ho già capita questa mappa. Ok. A posto. Non sono sicuro che si facesse così comunque la mappa. No, 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 ok. Secondo me devo usarla dopo la nuvola, per forza. Devo usarla dopo. Se prendo dopo la nuvola è fatta ragazzi. Devo stare attento. Mandali avanti, perfetto. Mandali avanti. Ok, la nuvola la prendo qua. La nuvola la prendo qua. Per forza. Perché? Ah, perché l'ha tirato nello stesso istante in cui gli sono saltato. Ma questa, ragazzi, questa non è colpa mia. Questa è colpa di quella nuvola che ridacchia. Questa, adesso ve la zoomo. Ve la zoomo. Ve la devo... No, è sparita. Volevo zoomarvi la nuvola e farvi vedere quanto infame era il suo sorriso. Quanto criptico e quanto infame era. Cioè, dai, non si può. Questa mappa è vinta. Cioè, è proprio vinta. L'abbiamo vinta questa mappa. È già nelle nostre tasche. Quanto vi piace vedermi soffrire da 1 a 10, eh? Piace anche a me vedervi soffrire quando giocate i miei livelli, ad essere sincero. Quindi è una cosa... è tutta una questione di... Mannaggia te, ok. Ma no! Ha una vita propria. Ha una vita propria questo coso. Adesso sto zitto. Adesso sto zitto. E mi concentro. È perché non mi ero concentrato. Ora, silenzio. E concentrato, eh. Guarda che comunque Luigi fa la Naruto Run. Vedete? Lui potrebbe andare all'area 51. Luigi potrebbe andarci. Lui fa la Naruto Run. Ovviamente comunque non sono stato zitto perché non ci riesco. È una malattia genetica. Non posso farci niente. Devo parlare. Quando andavo agli scout mi chiamavano Lupetto Chiacchierone. Ci sarà un motivo. E dopo che mi hanno chiamato Lupetto Chiacchierone sono diventato youtuber. Hanno fatto la profezia, ragazzi. Sono Nostradamus 2. I miei lupetti sono Nostradamus. Nostra lupetti. Ok. Oh no, ho lasciato una tartarughina in vita. Non più, non più. Infame. Ok. Ora tu butta l'ebola. E se uccidessi la tartaruga? Si può morire? Ah, non può morire? Dite che non muore, eh? Se gli cade un sarcofago in... No, muoio solo io. Ragazzi, si esplora. Si capisce, si impara. Si fa. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, devo prima prendere l'altro. Sono sconcentrato. Perché non riesco a concentrarmi? Cioè, voi provate a giocare a Super Mario Maker con 40 gradi. Provate, io non ho l'aria condizionata. Io sono un bambino che soffre. 40 gradi in stanza non riesci a fare niente, fidati. È già tanto che riesco a muovere una levetta, fidati di me. Ok. Please. Porca. Adesso sto per tirare cose che non dovrei. E se la giocassi normale? Se la giocassi normale senza provare questa cosa stupida che magari mi sta facendo perdere più tempo che altro? Ma io voglio provare la mia tattica. L'ho inventata io. È il mio bambino. L'ho inventata io la mia tattica. E devo completare questa mappa con la mia tattica. È la mia. Non posso fare altrimenti, no, sarebbe una sconfitta, sarebbe una vittoria per Davide che dirà: ah, avevi visto, non puoi fregare la mia mappa. Io devo dimostrare a Davide che questa mappa è fattibile con la mia tecnica segreta, che utilizzerò anche per invadere l'area 51. Esatto, la tecnica dell'eliporto, da sport. Ok. No, lurido. Non provarci. No, ma sei una Mercurio. Sei un Mercurio. Va tutto bene, ragazzi. Va tutto bene. Come faccio a giocare? Come faccio? Perché non sono un Super Mario Pro? Gioco questo gioco da 2 settimane, ma faccio cagare. Non parlare e lo fai. È colpa mia. Ora, silenzio. Tiralo.
panico! Vincerla normalmente si può sta mappa. È impossible. Sto iniziando a credere che sia impossible. Rivoglio la mia nuvola. Allora, da qui era facile. Perché basta. Adesso io non importa. Da qui era facile, quindi. Ma. Ah! Si poteva prendere. Mannaggia tua mamma, Ok. Mamma mia, ragazzi. È dura, Proviamo solo così. Voglio riprovare a farla in modo tranzollo. No, così è impossibile. Se non ti fai fuori i nemici è impossibile. La gioco normale. Adesso ho un'idea. Non mi concentro sulla nuvola, ma mi concentro su di loro, ok? Ora mi concentro sui nemici. Li ho fatti fuori. Ora mi concentro su... sullo stare vivo intanto. Oh, guardate, così. Easy. Perfetto. Ragazzi, perfetto. Purtroppo guarda quanto tempo si perde qui. Adesso mi sparirà la nuvola. Peccato, veramente, che sparisce. Oh, credevate che fossi morto. Dove andrei? Devo stare attento perché devo capirmi. Vediamo dove va quel cagnaccio. Ok. Sì! Sì! Yes! Oh, Davide! Primo colpo! Primo colpo! Impossible! Non hai avuto a che fare con Impossible Gabby! Che completa tutto! Mamma mia, ma un gioco da ragazzi proprio. Un gioco da ragazzi sta mappa. Easy proprio, easy, easissimo. Bello, posso lasciarti un like? Eh? Mamma mia, mi dimentico sempre di lasciartelo. Però, bella mappa, davvero, Davide. Oh, ragazzi. Oh, vedo un'altra mappa, perfetto, me la segno. Ok. Vediamo, XK7Q. Ok, allora, ok. Oh, K7. Mi è partito un ruttone, ragazzi, che non volevo farvelo, ma in certi casi bisogna. 2 4G, 3 2G. Ok, vediamo che cosa in serbo per noi. Megalovania. Ok, in 20 secondi, bella. Ci hanno inviato una bella mappa del buon Danny H08, che credo che me l'avete consigliata così. Va bene, proviamo, proviamo questa mappa. Musicale. It's a me, Mario, oh. Vabbè, ah no, No, vabbè, io pensavo fosse solo musica. Allora, è speedrun. Mamma mia, è velocissimo. È velocissimo. Oh, ok, ok, ce la posso fare. Oh. Oh. Ah, come cacchio. Io non so tirarle quelle cose. Aspetta. Non ho fatto molte speedrun, quindi non so come tirare. Allora, qua mi danno questo. Qua non... Ho rifatto lo stesso errore. Non devo saltare, devo tirare il coso di sopra, credo. Ok. Come si tirava? Ah, così. Come si può tirare in su, in alto? Devo mirare in alto? Perché non so come tirare la tartarughina verso l'alto. Perché secondo me devo prenderla e tirarla verso l'alto. Comunque sentite che c'è la canzone. Ok, perfetto. Dove? Ah, dovevo risaltare sopra? No, vabbè, impossibile. No, vabbè. Devi essere straveloce. Oh. Aiuto.
aiuto, dura 20 secondi, ma saranno i 20 secondi più lunghi della nostra vita. Te lo dico già. Porca vacca, quello schifoso, lurido, lercio, laido, pezzente. Sans, di nuovo vuoi farmi soffrire? Tu eri morto. Come faccio? Non mi dire che devo usare tipo il coso per rimbalzare. No, vabbè. Io non sono bravo. Cioè, io non sono bravo in ste mappe. Non le ho fatte molto spesso, quindi quando mi mettete la pressione, casomai leggo anche da voi. Ragazzi, mi avete messo la mappa di Sans, Megalovania. È difficilissima sta mappa. Dovrei rimbalzare e andare lì sopra, vedete? Per forza. Cioè, devo usare la molla e tramite la molla andare sopra. Questa è la mia teoria. Però è una cosa infamissima. Vedi? Oh, cavolo. Ho capito, sì, ho capito ora. Devastation ha donato dandomi un livello. Va bene, poi lo provo. Grazie mille. Proviamo altre 5 volte nel caso quitto, perché la vedo difficile questa. Porco schifo, Sans! Mi devo spezzare le ossa, Sans. Oh, Megalovania. Io pensavo fosse una mappa tranquilla. Non riesco, cioè, non so come farlo questo salto. Non sono abbastanza expert. Usa il trampolino, l'ho capito. Santa Mane! Ma che cacchio? Cosa? Ok. È difficilissimo avere il timing per tirarlo su. Cioè, tu devi premere B, ma è un casino tirarlo. Cioè, io devo togliermi dalla levetta per tirarlo. È scomodissimo. O c'è un altro tasto, o è scomodissimo per me tirarlo in quel modo. La tartaruga. Provo altre 2 volte, poi lascio perdere. Ste mappe sono troppo per una live, secondo me. Devo mettermi con calma, e ora calma non ce l'ho davvero. Me lo son tirato in testa! Vai verso l'alto! Ti ho detto guarda verso l'alto! Cioè, cosa ci vuole? Pazzo di un Luigi! Ah, questa mappa è lezza! È infame! Scusatemi, mi sto stando come un porcellino. Ok. Ok, ok, ok. Domani... Non ci voglio stare qua un'ora su sta mappa, scusatemi. Non è mappa per me adesso. Sans, hai vinto tu. Ma tanto ti ho battuto già nella Genocide, quindi succa. Primo tentativo, abbiamo vinto la mappa di Sans, ragazzi. È stata dura, mamma mia. Ma siamo dei pro. Ok, devo fare la mappa CB di Devastron. Devastron, ok. Non è troll tranquillo, mi ha detto. Speriamo per te, Devastron. Se no, ti Devastron. Allora, CB 6 J 6. Aspetta. CB 6 J S 3 S F F. Ok. Ok. Ma voi aspettate, mi vedete giusto? Ok, sì. Crash the Mole. No, poverino, distruggi la talpa. Che bella idea. Macabra, ma bella. Vediamo. Sembra fattibile, sembra molto fattibile, perfetto. Sono felice, sono felice, sono una Pasqua. Crash the Mole, poverina. Acchiappa la talpa. No, vabbè. È un martello questo? Ok, va bene. Interessante. Devo spaccarle tutte. Ah, ok, se entrano muoio probabilmente. Già finita? No, ok, devo. Ok, ah! Ah! Dannate talpe, via! Via!
Ok, andiamo avanti. Oh, sono tantissime. Hai dannate talpe. Oh no, ancora. Sempre di più. Sempre di più, ragazzi. Non ce la posso fare. Dobbiamo farle fuori. Ragazzi, geniale come livello. Geniale, mi piace. Mi sono sfogare la mia rabbia repressa. Ah, guarda, c'è una. Sono tantissime. No, no. Ok, ok. C'è quella che si è incastrata, ma non importa. Una la lascerò come ammonito per le altre talpe. Ah no, aspetta. Cosa sta facendo? No, no. Non di nuovo. No, per carità. Dovete morire tutte. Il talpone. Lord delle talpe è morto. Ok, ma qua non devo fare niente. Qua è finito il mio compito. Ho distrutto le mega talpe. Bello. Geniale. E faceva confluire tutta la mia rabbia via. Complimenti. Ah, amico. Bello. Guarda, questi sono livelli che lascio un bello volentieri. Niente più dannate talpe. Oh. Sarebbe quasi da fare il world record. Cioè devi spammare il tasto. Deve essere divertente. Complimenti, Deva Ita. Bella, mi è piaciuta l'idea. Molto, molto, molto carino. Molto carino. Ok, dai, vediamo un'altra map. Quella di Senso non valeva poi perché non era effettivamente vostra. Io voglio giocare le vostre mappe. Dai, dai, riempitemi di mappe. Y, X, L, D. Oh, aspetta. Y, D, L. Me la son persa? C'è una mappa. Ah, ok. Forse l'ho trovata. D4C. 4. Uff! Perché non posso fare l'uff? Perché non posso scrivere più? Aspetta. Perché non c'è. Ah, è perché è uno 0. Non ci sono altri codici, ok. Ah, porco schifo, allora. Devo riscriverla, scusatemi ragazzi. È uno 0, credo. XL D4C. La O non me la dà, quindi 0. Ah, no, aspetta, 4. Scusate ragazzi se devo avvicinarmi, sono miope come... 0F. Se va, va. Se non va, non va. No, mi spiace, non va. I livelli con la O non vanno. Allora, S. Mario, Mario. Mario, il vero. S, G, T. 4. T, H. D, T. K. Ok. Vediamo. Ragazzi, mi fate i livelli troll. SGT. 4TH. TTK. Non va, ragazzi. Ragazzi, no. Datemi dei livelli che vanno. Avete qualche livello nuovo? A parte uno di voi aveva donato, giustamente. Alessandro Caruso. Ce la farai, la mappa non è mia. Allora, siccome non è tua, questa volta voglio dare la precedenza alle mappe degli iscritti, scusami. Magari la vedremo poi. Ok, S, M, 6, T, F, 9, A, troll mi ha fatto bene, John, dopo lo vedo. Sei fatto bene. Se è fatto bene, dopo di questa lo vedo già. Lo vedo adesso, mi sa, perché mi date dei livelli, mi trollate con SM6, TF9. Oh, ma si è buggato, che non va. Oh. Ma stiamo scherzando? Cioè, io sto mettendo i vostri ID. ID della mappa, del livello. Allora, S. Proviamo il livello troll. Evviva! N5F DDF. No, N5J, giusto. Scusate ragazzi, faccio schifo perché sono miopissimo. Ok.
Oh, Castello del Bordello. Va bene. Gabby con il cuore. Per Gabby un bel livello troll. No! Il Castello del Bordello. Che casino. 0.41? No! Sarà dura. Il Castello del Bordello. Va bene. Oh. Iniziamo bene. Ah, che gioia. Allora, devo rimanere indietro. Ok, perfetto. Lo sapevo che era un troll. Va bene. Come faccio qua? Come non muoio? A parte che è fattibile per adesso. Per adesso è fattibile. Ok, va bene. Come apro sto robo? Mi stai trollando? Ah, non dovevo aprirlo e andare di sopra? Devo fare così, dici? Proviamo. Ok. Proviamo così, ragazzi. Ok, cosa ho fatto? Santo cielo! Devo usare la P-Block? Ma è arrivata all'ultimo, ho già perso? Perché è arrivato all'ultimo, cioè cosa? Come? No, mi sono già ucciso. E sono già ucciso, oh santo cielo. Ah, hai fatto bene, ma non per me, perché io queste cose iperveloci non, già faccio fatica. Ok, stiamo attenti. Qua dovrebbe arrivare un P-Switch. Vero? Appena lo apro andiamo qua. Forse dovrebbe arrivare adesso. Ok, perfetto. Allora è fattibile. Ora devo tornare su. Ah, il P-Switch può aprire questi? Dite che si può fare. Ok, benissimo. Corri. Ok, andiamo avanti. Benissimo. Cosa? Mi ha rimesso lì. Era un troll. Come giusto che sia. Comunque sto capendo i vostri inghippi infami. È proprio il castello del bordello. È proprio un bordello sta mappa. Ok, vediamo. Mamma mia, perché mi faccio quel salto? È colpa sua, è colpa dell'osso. È colpa del bommì all'ambulante. Signor bommì all'ambulante, crepi. Allora, andiamo per di qua. Ok, ce l'ho. Ok, ora ridammi il mio coso. Voleva. Allora, ok, perfetto, ora corriamo. Ok, stiamo attenti. Perfetto, ora credo che non dobbiamo andare lì. Dobbiamo andare sopra. Ce l'ha anche detto che dobbiamo andare sopra. Quindi stiamo sopra. Oh santo cielo. Ok, perfetto, siamo sopra. Qua che devo fare? Qua c'è scritto Gabby, che bello. Mi piace quando mi mettete nei livelli. Quella porta secondo me è un troll. Questa porta. Non credo che devo andare in questa porta. No. È un troll, vero? Bisogna andare per di qua, ci scommetto. Ah! Che paura, ok. È fattibile. No, non è! Forse non era fattibile, forse non dovevo neanche andare lì. Vabbè, comunque dai, sbagliando si impara, no? Giusto? Quindi ormai ce l'ho. È molto semplice una volta che hai capito il meccanismo. Mi ero dimenticato, però questa volta era a caso, perché l'altra volta era girato da un'altra parte. Quindi sì, è a caso. Santo cielo. Cioè, il mio timing era più diverso di quella volta. Vabbè, lasciamo stare. Zen, connetti con i Nirvana. Ok. Guardalo. Come se la ridacchia, ti vedo che stai ridacchiando sotto i baffi. Oh, ok. Oh no! Va tutto bene. Secondo? Perfetto. Ragazzi, voglio vincere sta mappa al costo di passare tutta la live su questa mappa. Voglio vincerla. Quindi per forza, ragazzi, per forza dobbiamo farcela. Per forza. Ok. No, questa volta non è caduto l'altro blocco. Adesso! Ok. Totalmente random.
Ok, oh santo cielo. Aspetta, quand'era? Oh! Ok, ok. Ma no! Allora, aspettate. Lo sapevo. Ma va a cagare, Ah. Ok. Pam 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 pam. Ce la faccio it. Ok. Blim blim blim. Cosa era quello? Mi ha spaventato tantissimo. Ma santo cielo. Tac tac. Poi c'è tac. Ok. Tac tac. Ora. Perché scivoli? Ma va. Allora. Piano! Non scivolare, stupido. Bene. Bene, dai. Mamma mia. Ok. Va tutto bene. Va tutto bene. Oh. Ah, lo so che cadi. Perché ci vado lo stesso allora? Perché? Dai, l'ho fatto apposta. Era per farvi ridere, per non piangere. Nugget! Porca! Mi prende il naso, è colpa sua. Possiamo avere un altro livello delle talpe? Possiamo avere un livello dove ci sono delle talpe oppure dei sense da bastonare? Ah, perché parlo? Testina di rapa. Porca putt... Cioè, quando inizio a far schifo, faccio schifo tantissimo. Io non sono uno che fa schifo a metà, io faccio schifo davvero tanto. Quando inizio, non c'è fine allo schifo che faccio. È proprio lo schifo puro. Inizio a distrarmi, il mio cervello va in un altro pianeta. Inizio a vedere visioni e non riesco più a giocare. È questo il mio problema. È una malformazione. Non posso farci niente, ragazzi. Sono proprio malformato. Ok, ragazzi. Urca. Io sono bravo quando le faccio 180.000 volte le cose. Solo così. Ok, perfetto. Sto capendo. Io lo so che quello è un troll, quindi manco è anche questo un troll. Quindi ora andiamo... Tu non azzardarti a tirarmi osso, ti spacco in due. Ah, neanche lì voglio andare, sinceramente. Però voglio andare qui. Oh, ok. Bene. No. Ah, dovevo essere più veloce. Però vedete, per di là si va, quindi ok. Ma non l'avevo preso nella mia testa, quindi io non l'ho preso. Ok. Oh. Panzerotto. Ok. Ce l'abbiamo. Perfetto. Mamma mia, ogni volta mi fa prendere un colpo perché va a caso. Quanto odio. Ah, mi fanno un'ansia. Ma non andava. Prima va, dopo non va. Cioè, questo livello ha vita propria. I livelli di troll hanno vita propria. Ti odio. Perfetto. Ok. Ora quando salta lei devo aspettare. Orcocone! Cosa è successo adesso? Mi spiegate perché adesso mi sono incastrato? Perché i punti semplici improvvisamente stanno diventando difficili?
Perché prima ce la faccio, adesso muoio 100.000 volte. Però ve l'ho detto, potete anche quittare tutti. Io la finisco questa mappa. Anche se rimango con uno spectator, non me ne frega niente. Rimango qui fino a domani a luna e la finisco. È una promessa di Gabby. Questa mappa la finisco. Ok, concentrato ora. Da adesso. Ok. Allora, porco schifo, ti odio male. Quei cosi, sai dove... A sculaccia ti devono arrivare. A sculaccia proprio. Ok. Posto. Ora, questo arriva qua. Ok. Lo sapevo che cadeva. Ora, stupido, apriti. Perfetto. Perfetto. Avete visto che skill adesso. Ma dai, quanto odio sta cosa. Perché scivola? Io non voglio che tu scivoli, stupido e infame. Se faccio un salto normale, dite che va? Ok, con un salto normale va. A sto punto era meglio. Porco schifo. No. Ok, benissimo. Ora dobbiamo scendere, vero? E anche in fretta. Quindi, ok, a posto. No, dovevo andare in cima. Ho saltato troppo male. As usual. Quindi vabbè, ormai la mappa l'abbiamo imparata. Quindi bop, a posto. Ok, sì, comunque è fatto bene, nel senso che comunque non sei infame a livello di altri livelli infami. Anche se io sono un pirlotto e muoio anche su queste cose in hub. Allora, batteria quasi scarica, aia. Non so, allora forse la live non potrò continuarla all'infinito. Ok. Ok. Perfetto. No. Let's go! Uno e una, due. Dai, fetusi, dai, infami. Saltate. Dimostratemi quanto infami siete. Mamma mia, non riesco a fare i salti più semplici. Ah, sì. Primo tentativo. Oh, no. Ok. Qua devo ricordarmi. Ok, fermi tutti. Qua devo correre e saltargli in testa, per forza. Perfetto! Cos'è quello? Cosa cacchio? Ah, il po' block dovevo attirarlo sulla bomba! Mi sa. Era così. Vabbè. Ok. Allora sarà difficile fare il punto quello. Quello con lo scheletro. Cioè, quello sarà un po' infame. Io lo so che quello mi fregherà. Ah, guarda che non va adesso. Perfetto. Perfetto. Va bene. Ok. Perfetto. Torna qua, tartarughina. Ma dai, guarda quante ne tira. Erano già dentro, non dovevano essere lì. Ah. Ok. Bene, il mio cervello sta andando in pilota automatico per sto punto ormai. A parte che magari con un salto storto potevo... Ah! Posso urlare? Non posso, è child friendly urlare? YouTube lo permette? Permette gli urli nel 2019, YouTube? Ok, non sta impazzendo, va tutto bene.
Va tutto benissimo. Orco cane. Oh, sto massacrando tartarughine qui. Oh, come piace a me. Oh, sì. Ok. 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 Ok, ora appena... Cioè, qualcosa scende? Non mi ricordo se scende. Devo comunque corrermela. Perfetto. Perfetto, ora dobbiamo attirare... Venite. Oh. Ma! No, è vero, veniva sotto, no! Va bene. Oh no, è follia, questa è follia pura. Devo saltare al momento giusto allora, mi sa. Oh no. Oh no, è follia pura. This is madness, boys. This is madness. Ok. Ok. Tanto ce l'avete visto. Comunque ora sbagliando si impara. Ok, pasta. Ok. Oh, boys. Oh, boys, ok. Ok. Ora, come cacchio... Devo saltare il momento giusto. Oh! Ah! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? No. 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 Devo usare... Posso... C'è un modo. C'è un modo per farcela. C'è un modo. C'è un modo per farcela. C'è un modo, vero? Ehi, lo so io qual è. No, vabbè, sei un infame, sei un fetuso. Sei un fetuso, non farlo. Ah! Cioè, sto pensando, dovevo saltare con il POV perché mi dà uno slancio o cosa? Questa parte non l'ho capita benissimo. Cosa dovrei fare lì? Ragazzi, avete qualche idea? Oh. Ai ai ai. Avete qualche idea per quel punto? Oh, wow, wow. Quando inizio ad impazzire. Ciao Brian, come va la vita? Come la va? Qua ci stiamo divertendo un mondo. Woohoo! Woohoo! La mia vita è bellissima. Io amo la mia vita, amo queste cose, amo queste mappe, amo questo caldo. Ok. Zap, zap. Ma quanto? Oh no. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta. Oh, abbiamo rischiato. Non parlo, non vedo, non guardo, non sento, non dico più niente. Porca vacca. Dannazione, adesso inizio a parlare come il bidello. Adesso inizio a parlare come Nugget. Nugget sta giocando. Ehi ragazzi, sono Nugget. Oh, questa mappa mi si è incastrato. A parte con le batterie scariche tra poco. Porca vacca, non ce la farò. Non ce la farò, mi sa. So che per te che l'hai creata ti stai mettendo a ridere. Oh, ma come fa a morire? Se tu avessi visto tutte le ossa che ho visto io in vita mia, tra quelle di Sense, tra queste, ti ricrederei. L'ho trollato. Stavolta l'ho trollato io. Scendi. Bene. Nugget è felice. Dai, dovevi uscire prima. Esci quando vuoi. Devo suonare il campanello. Adesso sono in fase erosica. Adesso sono in fase erosica. Prima tranquilli, coccoloni e gentili. Adesso sono in fase erosica. E scendi dalle stelle. Ok. E saltami questa. Uppa. Ok. Porco cane del porco del porco del cane. Oh, schifoso, infame. Porca di quella di una paletta. Di una paletta storta di tutti quei. Me lo mangerei tutto. Questo joypad è marroncino gusto cioccolato. Oh yeah boy. Oh yeah boy. Oh, that's how we roll, baby.
That's how we roll, baby. Bonket, eh? Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. Oh mamma mia. Ok. No. Oh. La profezia di Nostradamus che Gabby vinceva questa mappa si sta per avverare. Ok. Ora che devo fare? Devo spaccare quello e saltare sopra? Devo far così? Come? Dimmi. Spiega. Perché? No! Che cosa devo fare con quel coso? Cosa devo distruggere? Non lo so, perché non sono un esperto di Mario. Che devo fare, ragazzi? Che devo fare lì? Spiegatemi, secondo voi, cosa devo fare con quel blocco? Positivity. Esatto, positivity, ragazzi, positivity. Mamma mia, quanta positivity c'è in questo punto. Ah, sto soffrendo. Questa is a pain. Questo dolore è nuovo, ragazzi. Non ho mai provato un dolore così. This is new pain. This is new pain. Oh, perché non salti? Io ho saltato qua. Io ho saltato, non sono pazzo, lo giuro. Non mi salta perché si sta scaricando. Sua mamma. Ok. Oh. Giusto. Via di qui. Magari c'è qualcuno che se la speedrunna pure. Mamma mia. Ok. Ok, perfetto. Magari quella porta... Ah no, quella porta mi sa porta lì dentro, sei in trappola o cosa. Dopo magari la proviamo, magari non è così troll come sembra. Ok, ora... Quindi quel blocco distrugge quello o loro due? La pianta ad andare sopra. Prova ad ammazzare la pianta ad andare sopra. E come faccio? Devi spin jumpare sui twomp. È vero! Mi ero scordato che si poteva fare. È vero! Ok. Ok, ragazzi. Ok, allora è fattibile. Se spin jumpo sui twomp, ce la possiamo fare. Fregami adesso! Proprio ora! Questo è il mio primo tentativo. Lo giuro. Promesso. Questo è il mio primo vero tentativo. Era solo riscaldamento. Questo non vale. Mamma mia. Ok. Ok, questa volta ce l'ho. Questa volta ce l'ho, ragazzi. Questa volta... Easy proprio. Easy. Questa è la easy run. Vedete che non va a volte? Dai. Allora riproviamo. Posto. Zap. Ok. Oh santo cielo. Odio quando arrivano in due. Ok, perfetto. Devo spin jumpare sui twomp. Ok. Mamma mia, sarà un casino. Vabbè, proviamoci. No, e adesso non riesco a saltare. Riesco a farlo sempre e adesso non riesco a saltare. Comunque sì, è fattibilissimo secondo me. Se facciamo come avete detto voi. Bene. Mannaggia a te. Cioè slida troppo, è scivoloso. Luigi, sei scivoloso, prendo Todd. Se continui a scivolare così prendo Todd, Luigi, non costringermi.
Che cacchio, Luigi infame. Porco cam, mi sono dimenticato di anche questo. Quando inizi a sclerare in dialetto veneto, hai capito di essere alla frutta. Ok. Dai. 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 Ok. Non mi ha spingiampato. Non funziona, è in aria. Aspetta, fammi provare. Ah, funziona solo così. Quindi non posso farlo mentre salto. Solo da terra. E come cavolo ci arrivo all'altro twomp? Come faccio a fare lo spin jump? Cioè, non ci arrivo all'altezza. È impossibile. Porco schifo. Sto facendo un livello impossibile, ragazzi. Questo livello mi ucciderà. Promesso. Oh, 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 wow. Ok. Sto facendo un vostro livello troll. Ok. Oh no! Volevi talpe? Scusa, ok, grazie per l'ID. Se non ho il joypad scarico lo giocherò, ma mi sa che dopo di questa non riuscirò a giocarlo perché ho il joypad scarico. Comunque ci proverò. Ok, perfetto, 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 perfetto. Ok, ora sì, giusto. Ok. Ok. Vai, vai, amico. Non mi... A volte lo tira, non so, io ho premuto, io premo i tasti, ma sono loro che non vanno. Ho premuto il tasto per far sparire le cose, non va il tasto. Nessuno mi crede qua, non mi credete. Oh no, ho capito, è la fine. Ah, va bene. Ok, ok, fermo, 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 fermo. Ok. Dai, questa volta... Questa è l'ultima. Avevo detto che stavo qua fino alla fine, ma questa è l'ultima appena arrivo là, perché ho il joypad scarico, altrimenti... Mi sa che qua non dura, purtroppo. Cioè, vorrei finirla sta mappa, ma con il joypad scarico faccio fatica. Scusate, mi sto un po' distraendo. Ok. Ma porca. È già andata. È vero. Guarda, adesso... Quando mi parte la testa... Anche le cose più semplici... Ok. Allora, qua. A posto. Vai. Spin jumpa, Gabby! Spin jumpa! Queste non sono mappe normali. Queste sono mappe infami. Non so che ne arriva un altro. Ok. Allora, spin jumpiamo. Ok. Spin jumpa, Gabby, spin jumpa. Ma è tornato. Oh no. Torna qua. E se vado lì? Ah. Ma davvero? Ma davvero, davvero, davvero? Tu birichino. Mi ero completamente scordato di questa mossa da gentiluomo. Perché sei un gentiluomo. Tu sì che sei un gentiluomo. Signore mio, signor Joawar Boy. Oh, se sei un gentiluomo. Anzi, no, sei una gentildonna. Gentiluomo donna. Ok. Oh. Ah, palla ca... Mocchi! Mocchi! What's up? Adesso sclero come Topolino! Adesso parlo così! Mi è partita via la voce! Porco schifo! Non ci posso credere! Sto giocando! Wii! Mocchi! Ah, Topolino, vinceremo assieme! Io e te! Due drogati. Wow. Massacro. Wow. Wow. Oh, oh.
Mocchi! Che stava... Va tutto bene. Va tutto bene. Ok. Dopo leggo le donazioni, ragazzi. Scusate se non le sto ancora leggendo. Poi leggo quelle. John Till che mi ha dato. Dai, questa è l'ultima, veramente l'ultima. Mocchi! Mocchi, no! Mocchi! Mocchi! Topolino! Porca paletta! Ok, uno. Ora aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Perché? Ok. 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 Questa, ragazzi, è l'ultima. Poi io non so come tuompare i tuompi. Tuompiamo. Ok, tuompa. Come tuompo? Non tuompi! Non ci arrivo sopra il tuom! Non è possibile a questo livello! Wow! Questo è il bidello dopo che beve succo alla frutta che è andato a male. Cioè, ragazzi... What? Sono felice! Simba... Sono stato io! Ho ucciso io, Mufasa! Aspetta, come faceva? Ho ucciso io, Mufasa. Mentre doppiaggio scleropatico. Sto dicendo cose senza senso. E mi piace. Oh. Oh! Non tuompa. Non tu... Oh! Muda, 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 muda! Is this a... Yes! Is a yo-yo reference. It is a yo-yo reference! Give me the power! Cos'è? Ti allunghi di qualche centimetro l'anno? Caro mio... Bastoncino Findus. Allora... Hello! Let's go! Hello! Oh my god! What the frog, man? What's up? Oh, aspetta. Oh no. Che sarà? Oh no, ho aggiunto pericoli nella mia... Oh no. Cioè, non so veramente come arrivarci, davvero. Ah, forse ultima idea. C'ho un'ultima idea. Poi, ragazzi, non so veramente cosa fare. Magari dovevo entrare nella porta. Provo due idee. Provo ad entrare nella porta e provo un'ultima roba. E poi, ragazzi, credo che lascio stare perché non so veramente cosa devo fare lì. Non lo so. Non lo so. Ragazzi, io sono strafatto in questo momento. Strafatto di mappe troll. Ok. Oh. E ti muovi. Ok. Dai. Dai. Che non abbiamo tutto il giorno. It's a me. Ok, ora voglio vedere cosa c'è in questa porta. Caro il mio Joe. Abbiamo tanto di cui parlare io e te. In privato. Sto scherzando. Non sono ancora diventato pazzo. Ma se continui così potrò diventarlo presto. Ok. Ok. Oh no. Oh. Oh.
Fuochico! Mamma mia. Ok, ora so che... Qua sopra c'è qualcosa? No, non credo. Credo che sia un troll. Proviamo. Vediamo che c'è qui. Aspetta. Seriously? Lascio perdere. Lascio perdere questa porta. Ma davvero, ma davvero? Ma davvero? Ma davvero? Mi prude tutto il corpo. Mi prude tutto il corpo. Mi sta uscendo la rabbia da ogni poro. Oh. Ok. Yes. Oh. Ho eliminato i problemi. Ho quasi le batterie scariche, ma anche la vita. Bene. Amico. Let's go. No! Mamma mia! It's too much. What? Ok. No. No! Madonna, però aspetta. Posso andare lì sopra? Posso andare lì sopra? Però io voglio fare la mia tattica. Io voglio fare la mia tattica. Dai, Gabby, gioca normale. Fai la tua tattica. E bella finita. E che cacchio. Oh. E sono scemo. Mi dimentico delle cose più basilari. Quante volte sono morto, ragazzi? C'è qualcuno che sta tenendo il conto? 450 saranno. Va bene. Orco schifo. Sono stato troppo lento. Ragazzi, provo un'ultima volta. Voglio provare quella cosa. Cioè, appena ritorno in quel punto, voglio provare un'ultima cosa. Perché secondo me ce l'ho. Se non ce l'ho, ragazzi, mi arrendo a cotanto troll. Ragazzi, ci siamo. Siamo di nuovo nella tana del leone. Ok, qua dobbiamo far così. 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 No. Ah, no, devo andare lì sopra e tuompare. Forse ho capito. Forse ho capito. No, ragazzi. Forse ho capito tutto. Se è così, sei un infame, ma proprio infame. Cioè, questa non te la perdonerei mai, Joe. Questa non te la perdonerei mai. Non ho capito cosa devo fare. Vabbè, però questa qua è proprio da cattivi. No, è un livello troll, ma gnegnegne. Non è un livello troll. C'è un livello troll, ma un livello troll normale. Esiste un livello troll che è troll normale. È un livello troll fatto bene, fatto... È proprio troll. È troll di qualità. È troll di qualità. Ok. Non sta impazzendo, va tutto bene. Porca trota. Tu, quell'osso, sai, hai capito. Allora. Però ho capito tutto io. Cioè, io sono un genio. Io ho capito tutto della vita. Cioè, non ho capito niente della vita, veramente. Non ho capito proprio niente della vita. La vita è un soffio. Ok, dai, questa è la volta. Questa è la volta dove... Questa non è la volta perché sono un po' scemo. Dopo, sapete, si rischia di impazzire dopo un po' che giochi. Lo so che volete che cambio livello, ma dovete soffrire ancora un po' con me. Mi dispiace. Vi chiedo di soffrire ancora un po'. Giusto un secondo, perché non posso lasciare le cose a metà. Devo capire... Ma guarda!
Ma guardati! Attivati e basta! Devo solamente riraggiungere quel punto che ho sempre raggiunto, no? Ok, fin qui ci siamo arrivati. Fin qui è fatta, ok? Ok, ora è così, vero? Ok, vieni. No, vabbè ragazzi, è un casino. È un casino farlo. È un casino farlo. No, vabbè ragazzi, è un casinissimo. No, lo volevo fare. No, vabbè, non si può fare. Io volevo fare quel coso, ecco, la giravoltola, mentre ero sopra e muovermi a destra. Però mi sembra impossibile. Veramente, ci ho provato, ci ho messo l'anima e il corpo. Magari poi la strada era un'altra e io sto perdendo le ore su un punto. Volevo lasciarti anche un bello, dai, perché comunque hai fatto bene il livello, però... Cacchio. Me lo tengo comunque, me lo scarico, me lo voglio vincere per conto mio. Me lo voglio vincere. Che poi? No, vabbè! C'è pure il Real Betray pure qua! Guardalo! Real Betray ovunque! Che... Ogni livello di Gabby lui, se c'è Gabby nel nome lui ci fa il record. Cacchio, ma come cacchio? È una bestia, io voglio vedere. Fai un video su YouTube dove giochi, Real, voglio studiare le tue tattiche. I tuoi cheat, secondo me usi cheat. E santo cielo. Me lo scarico comunque, voglio... Non è finita qua. Non è finita qua. Ok ragazzi, dai. Adesso Davide mi ha commentato un livello, mi insulta. Dai, provo l'ultimo. L'ultimo della serata, ragazzi. Poi andiamo. Un altro livello con le talpe, eh? Vediamo. John Till, è sempre lo stesso. Dai, facciamo uno di un altro a questo punto, perché il tour l'abbiamo appena fatto. Dai, così vediamo. Lasciamo spazio anche ad altri. Comunque, GG per il livello. P4F. Allora, PF4. 2, 5, X, G, GPF, hello. Livelli normali ragazzi, le tre prove, è facile, lui lo dice lui, dice che è un livello facile, io gli voglio credere, Ropollo, signor Ropollo. Petto di pollo, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo, eh? Sono un rapper. Trova una moneta, dobbiamo trovare, ok. Oh! 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 Davvero? Mi stai prendendo in giro? Quella lava non me la racconta giusta. Carina comunque. La prima prova l'ho capita. Oh no. Qua posso andare avanti così, giustamente. Gabby 1, lava 0. A posto. Seconda prova. Datemi la seconda prova. Mi piacciono le prove. Datemi più prove. Mettetemi alla prova. Datemi le prove. Oh, it's a monkey! It will die! A dolore! Morite! Ok. Ce l'abbiamo fatta. Seconda prova. È andata potente. La seconda prova. Benissimo. E ora dov'è la terza? Questa è la terza? Nulla di più facile. Bowser! What? It's Bowser? Bowser! Dai! Mitragliatore Gatling! No! Non sei il più bello! No, ragazzi! Mi stavo divertendo! Il livello troll ci ha trollati anche adesso. Ha consumato la mia batteria. Aspetta. E se io usassi un joypad? E se io usassi solo un joypad? Non ti voglio... Stai buono. Così.
Tieni premuto. Si può? Si può girare. Ma... No, no, ragazzi, mi sa che... Devo tornare al menu? Cavolo, volevo... Collegalo alla console. No, perché... Ah, forse perché... No, in teoria dovrebbe andare. Aia. Va buono. Dai, ragazzuoli, dai. Direi che per oggi concludiamo qua. Domani mattina uscirà... Mi dispiace non aver completato il livello, perché... Ma purtroppo è scarico. E non posso farci niente. Però vi ringrazio, insomma, per la visione. Scusate se sono un po' sclerato, ma i livelli troll sono fatti per quello. Vi ringrazio veramente tutti per essere stati qui con me. Kindergarten 2 lo vedremo domani, perché è difficile da doppiare. Adesso non c'ho più voce. E Kindergarten 2 uscirà domani, abbiate un po' di pazienza, vedrete, uscirà. Voglio salutare Jacopo Ghezzi, 2,29€. Ciao Gabby, sei un grande. Puoi salutare Andrea. Ciao Andrea e ciao Jacopo. Grazie a John per aver donato e per avermi fatto sclerare. Brian, Gabby, potrei fare un video con te? Se ci sarà l'occasione di fare un video con gli iscritti, potrete farlo, ecco, vi dico questo. Filippo Lombardo, poi anche per gli abbonati avevo in mente di fare qualcosa con gli abbonati, quindi vedremo. Filippo Lombardo, nuovo abbonato, quindi grazie per esserti abbonato. Neid, nuovo abbonato, grazie per esserti abbonato, Neid. Francesco Amir, 2,29€. Infernal Killer dona 1€, grazie di cuore. Dragon Berserker, l'abbiamo credo già letto. Benissimo. E, fatemi vedere se sono arrivate qualche altra donazione in più. Ok. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ragazzi, è stato un piacere. Saluto Efrim, Ponez, Federico, Mattia, Lorenzo, Foxy, Dennis, Mauro, Younes, Shadow, Quafa, Roberta, Pagliai, Lenko Fly, Ju Kings, Carmine, Drow, Lorenzo, Mandog, Marco, Angela, Super Segul, bel nome, Zaptek, Zaptos, scusa, Dursetta, Giorgio, Clau, gli ultimi 5 perché ragazzi sto sudando, poi devo andare, Francesco, Daniel, il russo col nome russo, Loreta e Carlo. Ragazzi, it was really a pleasure. La prossima volta morirò tante volte se farò una live, però completeremo un livello se non mi si scarica il joypad. Purtroppo oggi mi si è scaricato, ma me lo giocherò per conto mio il tuo livello. Aspetta, come ti chiamavi esattamente? John. Ecco, il tuo livello John era molto carino, lo devo vincere, è questione di onore. Quindi per conto mio lo proverò finché non lo vincerò. Ragazzi, è stato un piacere. Ci becchiamo alla prossima live. Ciao a tutti, statemi bene. Ciao ciao, domani Minecraft Vanilla, ricordatevelo, e anche Kindergarten se riesco. E ora...